Giorgio Petrucci, la Orion sempre a fianco della Bavisela Young, bisogna investire sui giovani. Esatto, siamo nel terzo anno che aderiamo a questa iniziativa qua, con molto piacere, i bambini sono il nostro futuro e i bambini devono fare sport perché dobbiamo toglierli via dal mondo tecnologico, sono sempre dietro alle PlayStation, sono sempre dietro ai telefonini, devono fare sport e devono divertirsi, devono stare assieme e devono interagire tra loro. Impresa privata al fianco dello sport. Impresa privata al fianco dello sport e con grossa soddisfazione nostra e speriamo anche di chi non usufruisce delle nostre prestazioni. Emiliano Edera, presidente provinciale della FIDAL di Trieste. Domenica prossima, grandi appuntamenti con maratona, mezza maratona, ma oggi i più piccoli, i cuccioli di Maratoneti, perché sono importanti i piccoli e lo sport. No, credo che non ci poteva essere miglior inizio che questo di oggi, perché proprio questi bambini dai 3 anni in su sono un po' la grande risorsa per tutti, insomma, anche per il nostro movimento sportivo. Io credo che queste sono le basi per far crescere bene questi ragazzi e anche dare un'educazione. Quindi complimenti alla Bavisela per quello che fa per tutto il movimento dell'atletica. Trieste, città che ha fatto nascere e ha cresciuto grandi campioni nello sport. L'impegno della FIDAL al perseguire queste persone, questi atleti, per poi farli diventare campioni. Ma noi abbiamo innanzitutto una grande scuola di tecnici che stanno facendo un ottimo lavoro, tanto che negli ultimi anni sono venuti fuori campioni come Gamba, come Cafagna. In questo momento abbiamo Nasti, che è un grande atleta, e tantissimi ragazzi che hanno un prospetto enorme. Credo che si stia lavorando bene e ringrazio tutte le società per quello che fanno per questo mondo. Antonella Grima, assessore all'educazione del comune di Trieste. Bavisela, non a caso si parte dai più piccoli. Assolutamente sì, io veramente ringrazio tantissimo, perché ogni anno gli organizzatori vogliono dedicare una giornata ai nostri concittadini più piccoli. Non è mai scontato ed è veramente un grande viatico per una bellissima domenica poi per la Bavisela per tutti. Quindi veramente grazie agli insegnanti, agli educatori che riescono sempre a ritagliarsi anche nel corso dell'anno il momento per portare qui i bambini e le bambine in piazza con noi. Per fortuna anche il tempo ci è stato vicino, quindi veramente una bellissima mattinata di sport e di allegria con i nostri bimbi. Momento educativo, momento sociale, ma anche momento di promozione. Quanto è importante il veicolo sportivo per promuovere un contesto territoriale come Trieste? Assolutamente fondamentale, credo che anzi ci stiamo muovendo anche a livello regionale proprio per aumentare il connubio tra turismo, sport e promozione complessiva del territorio. Quindi veramente una grande occasione anche per la città, che poi domenica vedrà chiaramente il suo momento più importante. Serena Pignataro, Fondazione Cere Trieste e Bavisela Young, un po' come latte e cioccolata, un binomio inseparabile da anni. Sì, ormai dal 2001 la Fondazione sostiene questo importante evento e noi siamo contenti di essere partecipi anche quest'anno. Ormai è diventata una tradizione, i ragazzini si divertono e c'è un connubio tra l'educazione, l'attività formativa e la ricreazione, la socializzazione, quindi ci teniamo ad essere presenti. La Fondazione Cere Trieste ovviamente è sempre molto attiva a promuovere iniziative culturali, iniziative che interessino il territorio provinciale e anche regionale, e sempre anche vicina ai valori importanti, tra cui quello dello sport. Sì, lo sport giovanile è una tra le nostre priorità. Sosteniamo da anni tutte le varie associazioni sportive dilettantistiche sul territorio provinciale e non solo, e poi manifestazioni ovviamente come queste, quindi sicuramente lo sport è tra i nostri settori principali di intervento. Paolo Giberna, direttore tecnico della Bavisela 2015, anche di questa edizione, grande tracciato per la Green Europe Marathon di domenica e per la Half Marathon sempre di domenica, ma oggi si parte dai piccoli, perché è da qui che nascono poi i grandi maratoneti di domani. Sì, da sempre per me questa è la manifestazione chiave della Bavisela, è quella che chiaramente porta il futuro nella maratona. Da qui nasceranno sicuramente degli appassionati della corsa e già in queste prime battute si vedono dallo stile proprio le differenze tra chi corre e imposta il gesto in maniera corretta. È una cosa che da anni viene proposta, una cosa che ogni anno mi riempie personalmente di emozione, personalmente ma anche con tutti i miei collaboratori che in questa giornata vivono veramente una giornata speciale. Secondo te Gelindo Bordin, che tornerà a Trieste per correre la mezza maratona,
avrà fatto anche lui una Bavisela Young? Ma penso nella sua carriera sicuramente, da esperto maratoneta e esperto uomo di sport, probabilmente e sicuramente avrà proposto delle manifestazioni analoghe che tendono a promuovere lo sport della corsa, che chiaramente è lo sport più semplice del mondo e anche forse uno di quelli che dà grandissime soddisfazioni. Tu hai messo la firma sui tanti tracciati della Bavisela per quanto riguarda le corse competitive. Quella di quest'anno, diciamo, è una firma che pesa di più perché va verso l'innovazione della maratona. Diciamo che il mondo dei runner è cambiato, sta cambiando, ci sono ormai dei corridori amatori che ne corrono diverse all'anno, una volta correre una maratona all'anno era più che sufficiente, adesso corrono tutto, discese, salite, quindi è un po' una corsa sulla distanza della maratona questa, un percorso molto tecnico che deve essere affrontato chiaramente con prudenza. Ha questa discesa molto impegnativa, diciamo al 30° chilometro, che normalmente è un momento critico della gara, che però se è affrontato in correttezza con il resto del percorso sicuramente, se dal punto di vista paesaggistico sarà stupendo, anche dal punto di vista dei tempi probabilmente a molti regalerà delle soddisfazioni. Io Bavisella. Io Bavisella.